Exoratix, se state cercando un SUV intuitivo, confortevole e perfetto per la famiglia, guardate questo video. Oggi vi presento questa splendida Ford Kuga in allestimento business. 1.500 di cilindrata, ben 120 cavalli, alimentazione diesel. Stiamo parlando di un'autovettura aziendale, ha avuto un unico proprietario e vi assicuro che è tenuta veramente benissimo. Come tutte le nostre auto inoltre, ha superato il test dei 150 punti di controllo, svolto dai nostri automotive expert. Veramente aggressiva e poderosa in questo colore shadow black metallizzato. Le scanalature sul cofano sono straordinarie. Guardate anche che bella la forma allungata del gruppo ottico. Inoltre guardate che bella la mascherina cromata con il logo Ford al centro, veramente imponente. I cerchi sono in lega cromati multirazza da ben 17 pollici e l'assetto rialzato del SUV gli dà una marcia in più. È imponente anche lateralmente, però non perde di dinamismo. Guardate infatti le scanalature che percorrono tutta l'auto, i dettagli cromati che troviamo sulle barre al tetto nella bordatura inferiore dei finestrini ed infine i vetri oscurati, perfetti per garantire privacy e protezione dai raggi solari. Troviamo inoltre il doppio scarico e i sensori di controllo. Il bagagliaio è veramente spaziosissimo, perfetto per i viaggi, le lunghe tratte o per chi ha una famiglia più numerosa. È presente la luce di cortesia, un doppio fondo e la soglia di carico è praticamente inesistente. Abbiamo poi anche la ruota di scorta. Partiamo da una capacità di 456 litri, ma abbassiamo i sedili frazionabili 60-40 con queste praticissime leve e possiamo arrivare a ben 1653 litri. Niente male consumi, parliamo di 15,6 km al litro. Passiamo ora alla parte posteriore. Come possiamo vedere, l'angolo di apertura delle portiere è veramente ampio, così come è ampio lo spazio al suo interno. I sedili sono totalmente in tessuto total black con le cuciture più chiare a vista. Si presentano veramente elegantissimi con questo design ripetuto e veramente morbidi. Sono inoltre presenti gli attacchi Isofix e come potete vedere lo spazio non mancherà assolutamente. Molto comode anche le tasche porta oggetto e sul tunnel centrale possiamo trovare le bocchette di aerazione e una comoda presa da 12 volt. Passiamo ora alla parte anteriore. Le sedute sono sempre in tessuto ma si arricchiscono di moltissimi sostegni laterali e vi assicuro che starci seduti è veramente comodissimo. Il sistema di avviamento è start and stop, ma accendiamolo subito per constatare che quest'auto ha percorso poco più di 37.000 km. Sul volante possiamo trovare i comandi per il volume, i comandi vocali, le chiamate e da quest'altro lato le regolazioni del nostro limitatore di velocità o cruise control. Al centro, incastonato nelle bocchette di aerazione, possiamo trovare l'infotainment con questo bellissimo touchscreen. Da qui potremo gestire il nostro audio, le nostre chiamate collegando il nostro smartphone tramite Bluetooth, visionare il navigatore satellitare e gestire le nostre applicazioni. Più sotto troviamo le regolazioni del climatizzatore che è B-Zona e al centro troviamo il cambio che è manuale, una presa da 12 volti, il freno di stazionamento, un vano portaoggetti e due comodi poggiabibite. Ratix, se questa Kuga è piaciuta a voi tanto quanto a me, allora correte sul nostro sito rattiauto.com e potrete bloccare queste e moltissime altre auto dei vostri sogni per soli 100 euro senza impegno. Prenotare una video call con i nostri sales oppure la portiamo direttamente a casa tua in tutta Italia in soli 7 giorni con garanzia europea e igienizzazione. Ricordati che hai sempre 14 giorni per il recesso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!